tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò di un film bellissimo che è adesso nei cinema. È diretto da una regista, ovvero Rinne Ramsey, e sto parlando di A Beautiful Day, You Were Never Really Here. Il film è stato paragonato a Leon, a Taxi Driver. Secondo me è letteralmente un capolavoro, perché quando lo vedrete, a prescindere dalla trama che racconta e tutto, vi verranno i brividi per quanto è bello il film. Avevo letteralmente la pelle d'oca. Spero di avervi segnalato un film che potrebbe piacervi. Avrei suggerito una di voi, ovvero Hillel, quindi grazie mille per i suggerimenti. Se vi sono stata d'aiuto, fatemelo sapere con un commento, mettendo un like, oppure iscrivendovi al mio canale. Pubblico ogni giorno un video, quindi ogni giorno un nuovo suggerimento. Il protagonista di questo film è Joe, interpretato da Joaquin Phoenix. Lui è un mercenario che riporta a casa le bambine rapite e sistema i rapitori. Tra un lavoro e l'altro si occupa della madre anziana e anche molto malata. Nel nuovo incarico Joe dovrà trovare un'altra ragazzina, ovvero Nina, la figlia del governatore. Mi fermo qui perché su questo film vi voglio dire il meno possibile, perché si scopre man mano e mai del tutto. Rinne Ramsey qui scrive, dirige e produce un film che secondo me è letteralmente perfetto. Il film è tratto da un omonimo romanzo e i temi trattati di base non sono nulla di nuovo, ma quello che colpisce tantissimo del film è la capacità che ha la regista di portarci effettivamente dentro la mente allucinata del protagonista. Noi entriamo praticamente nello stato allucinatorio e destabilizzato di Joe, con i suoi traumi familiari, traumi lavorativi, traumi che da una parte sembrano provenire da un'altra vita, ma allo stesso tempo sono estremamente vividi nella sua mente, così come per lo spettatore, che si trova totalmente travolto, così come il protagonista, da un flusso di passato e presente che li rende indistinguibili. Una cosa davvero interessante del film è il ritmo, che inizialmente sembra avere quasi due ritmi differenti a seconda di dove ci troviamo. La parte della vita di Joe, ovvero quella lontana dal lavoro, ha un ritmo lento, disteso alla vita quotidiana, è Joe in quanto figlio, fatta di delicatezza, poche parole, poca musica, movimenti lenti estremamente controllati. Dall'altra parte c'è il ritmo totalmente opposto per quanto riguarda il lato lavorativo di Joe. Lì è come se vedessimo praticamente un'altra persona. E lì la regia stessa, che noi avevamo visto come riflessiva, diventa totalmente differente. Veloce, dinamica, che sembra quasi strisciare tra i corridoi che percorriamo con il personaggio. Sembra effettivamente come uno sguardo che precede il protagonista oppure lo segue. Il tutto accompagnato da una musica elettronica estremamente incalzante, che è stata composta dal chitarrista dei Radiohead. E Joe inizialmente viene presentato con queste due realtà che sembrano quasi inconciliabili, ma ben presto si scontreranno tra loro, proprio per quanto riguarda il caso di Nina. E i due personaggi sembrano in un certo senso completarsi a vicenda. Joe, con la sua infanzia non del tutto elaborata, sembra riuscire a trovare un punto di incontro con Nina, una bambina che purtroppo è stata costretta a crescere molto velocemente. Il tema trattato era estremamente difficile, secondo me il film lo tratta con estrema delicatezza, senza luoghi comuni, senza stereotipi, e oltre a curare il personaggio di Joe è molto attento alla caratterizzazione del personaggio di Nina. Il film ovviamente si basa su un tema estremamente violento, stiamo parlando di un mercenario, e la cosa che forse potrebbe colpirvi maggiormente è che noi non vediamo effettivamente l'atto in cui si compie questa violenza. Molto spesso vediamo sempre il prima, il dopo, ma manca sempre l'atto stesso. Rinne Ramsey è estremamente attenta a non sfruttare, per non abituare lo spettatore, che se gli butti davanti una scena violenta per 10 volte, alla fine la decima non sarà potente tanto quanto la prima. Non mostrando tutti questi temi trattati, le situazioni che noi vediamo saranno un crescendo di violenza, che culminerà in una scena particolare finale nel diner. Una delle cose che mi è piaciuta di più di questo film è la costruzione delle immagini. Rinne Ramsey ha fatto un lavoro fantastico sulla regia, sia per l'accostamento dei colori, sia per l'utilizzo delle luci, sia per il montaggio, come vi ho detto, sia per i movimenti di macchina, ma la costruzione delle scene è qualcosa di meraviglioso. Sono tutte estremamente simmetriche. La scena è divisa sia per verticale e sia per orizzontale, come se ci fosse una croce, diciamo così. Vengono utilizzati degli strumenti, degli oggetti di scena, proprio per dividere maggiormente questa inquadratura. E c'è una estrema cura per quanto riguarda l'interazione con il corpo di Joe e queste scene. Lo si vede per esempio nella scena del soffitto con lo specchio. Rinne Ramsey tenta di sfruttare al meglio l'ambiente e far rimanere in contatto il personaggio con l'ambiente che lo circonda. La regista inoltre gioca molto sul disorientarci per quanto riguarda le inquadrature, così come la scena dello specchio, in cui non riusciamo quasi a capire quale sia il riflesso e quale sia il vero Joe, oppure quella dell'acqua, quella in cui viene ripreso tra un treno che passa e i binari. Tutte delle cose che ci aiutano a identificarci con il personaggio di Joe. Questo unito soprattutto ai rumori che quasi ci assordano. Io proprio per questo vi consiglio di vederlo al cinema questo film, perché fa un effetto davvero differente. Questi rumori che sembrano quasi un fischio e danno effettivamente l'idea di cosa possa essere la mente di Joe. Pur non sapendo nel dettaglio cosa abbia passato questo personaggio, è come se noi riuscissimo a capirlo. Mi è piaciuto anche un gioco molto interessante che c'è nel film per quanto riguarda le citazioni.
Per esempio c'è una citazione di Psycho che è molto interessante perché in un modo un po' diverso rispetto al film effettivamente però si rifà al rapporto di Joe e la madre. È molto diverso rispetto a quello di Psycho e la madre, però diciamo che c'è da entrambe le parti un rapporto molto stretto tra madre e figlio e soprattutto un figlio che ha dei problemi. C'è anche un'altra scena per quanto riguarda gli occhiali che ricorda un po' la corazzata Potionchi ed è molto interessante il ruolo della televisione che sembra aiutare i personaggi all'interno del film a dare una lettura della realtà che stanno vivendo. Lina Ramsey all'interno di questo film fa un lavoro secondo me molto dettagliato per raggiungere e togliere, mette quando serve e toglie quando non è necessario, in modo da mostrarci molto spesso le conseguenze, i traumi, più che la scena violenta di per sé e farci venire i brividi per le conseguenze che quell'atto ha. Se da una parte nelle scene più tranquille, diciamo, abbiamo questa musica elettronica, questa musica quasi aggressiva, nelle scene più inquietanti sentiremo la musica anni 50. Non sarà un caso la scelta di questa musica in una scena inquietante, ma soprattutto che sottolinea tutto il perbenismo dell'America, che sotto un lato alla Doris Day in realtà nasconde diversi orrori. Una delle scelte registiche secondo me più interessanti è tutta la parte che riguarda la scelta della regia di imitare le telecamere di sicurezza. Noi seguiamo Joe all'interno di questo palazzo proprio tramite quasi una regia di telecamere di sicurezza ed è bellissima come scena. Mantiene proprio tutta l'animo del film, è alienante, ci fa sentire impotenti, proprio come si sente Joe che tenta di fermare l'orrore che sta vedendo. Il film tenta di lasciare allo spettatore quella stessa sensazione che provano i personaggi, un senso di alienazione, di sentirsi soli, un senso di incompletezza, lasciati totalmente soli con i loro drammi, come se non importasse a nessun altro. E tutto ciò viene incarnato perfettamente nella scena del diner finale. Anche qui ritorniamo a un'America classica, così come quella degli anni 50, e anche qui ritroviamo a una patina dell'America non proprio tanto bella. E questo senso di solitudine, di incompletezza, di essere lasciato solo, secondo me è esattamente come ci sentiamo noi quando finisce il film. Non c'è appagamento, non c'è redenzione, ed è proprio quella secondo me la parte più interessante del film. A me il film è piaciuto tantissimo, avevo letteralmente la pelle d'oca mentre lo stavo guardando, quindi vi consiglio assolutamente di guardarlo perché secondo me è davvero bellissimo. Vi consiglio di vederlo al cinema perché i rumori è come entrare effettivamente nella testa di Joe. Ma fatemi sapere, avete visto questo film? Vi è piaciuto? Lasciatemi un commento qui sotto, sono davvero curiosa. Grazie mille ancora per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto, nel caso fosse così fatemelo sapere con un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!